Eccoci qua, nuova puntata di It and Fit to You. Siamo di nuovo insieme e oggi parliamo di uomini e donne. Non la trasmissione di Maria De Filippi, so che vi piacerebbe. Voi piacciono le trasmissioni così come il Grande Fratello, la Pupa e il Secchione, l'Isola dei Famosi, anche se non sono famosi. E quindi invece parliamo di differenze sostanziali fra uomo e donna che iniziano un percorso di cambiamento. Ci sono sostanziali differenze che proprio suddividono in queste due grandi categorie, uomini e donne, che sono in realtà incentrate con delle analogie su una parte iniziale a livello anamnestico, cioè quando si conosce la persona si fa un'anamnesi, cioè si cerca il professionista cerca di raccogliere informazioni sulla vita della persona. Ecco, questo è il territorio, come io dico, della menzogna. È una cosa fantastica perché l'uomo inizia, ma come fa abitualmente comunque tutta la vita, a illazionare sulla sua esistenza e su quanto lui sia stato uno sportivo professionista, quanto lo sport abbia scandito ogni momento della sua vita, quanto lui sia stato un calciatore che è arrivato quasi anche in Serie A, che quasi vuol dire pochissimo effettivamente, e quanto lui sia stato allenato 4, 5, 6 volte al giorno, e poi ti guardi e dice più la partita, cioè mi allenavo 4, 5 volte la settimana, più facevo la partita. E ne parla come se fosse accaduto giovedì, che giovedì abbia dovuto sospendere per motivi di anzianità l'allenamento fisico. In realtà ha smesso al momento in cui si è iscritto in facoltà, dopo il diploma, cioè a 19 anni. Ne ha 55. Quindi sono praticamente 36 anni che non fa niente, però è convinto di essere sempre stato uno sportivo e decanta le sue doti. Da cosa si nota? Si nota anche dalla capacità comunque di non aver notato che sono passati 35 anni. Quindi l'uomo che gioca a calcetto è comunque, o che gioca a calcio in spiaggia con gli amici d'estate o con i figli, è comunque in quel momento allo stadio Maracanã e deve fare i campionati del mondo e deve cercare di fare anche gol di rovesciata e non si rende conto che ha le articolazioni di un vecchio, ma vuole muoversi come quando aveva 20 anni. Su questo l'ortopedia ha fatto miliardi. Voi sapete che gli ortopedici hanno ville sontuose e piscine grazie e macchine di lusso grazie alla coglioneria degli uomini che dopo 23 anni di assoluta inattività motoria fanno fare scapoli contro ammogliati. Giochiamo, facciamo una bella partitella a calcio a 7, perché sapete, calcio a 11 servono dei palmoni, come diciamo in Romagna, dei polmoni che non permettono a tutti di poter correre per un campo. Ci sono impiegati che possono fare la prima andata di campo in un'azione d'attacco verso la porta avversaria, poi un'embolia li porta via direttamente, arriva l'ambulanza. Quindi allora fanno tutto in campi ristretti, campi più piccoli, perché il calcio a 5 e il calcio a 7 sono più ristretti come dimensioni, devo correre meno, mi partono i menischi che è una roba da ridere, però devo correre meno. Dall'altra parte la donna normalmente dichiara l'esatto opposto, lei non ha mai fatto niente, quello che faceva lo faceva fare agli altri, non ha mai fatto nulla come sforzo fisico, ha mangiato la merda col forcale, letame, ha mangiato il letame, ha mangiato di tutto ed è sempre rimasta secca. Quindi, mentre l'uomo descrive se stesso come un grande sportivo che ha anche, insomma, guadagnato miliardi e miliardi di vecchie lire, grazie, la donna dice io non mi ho fatto niente. E ovviamente in questo addirittura enfatizza la cosa dicendo, adesso divento un po' effeminato, che probabilmente fa parte di me, nel mio inconscio, e quindi dice, e io non ho mai fatto palestra, perché la palestra, io guarda, come tocco un peso divento grossissima. L'espressione che sembra un fermo immagine serve a, diciamo, sottolineare il fatto che io vedo mediamente
40, 50, 60 persone alla settimana, se c'è una cosa che manca alle donne sono i muscoli, ma loro sono convinte che come guardano, già aprendo la porta della palestra è un movimento di trazione, quindi io faccio una trazione, come fare il pull in palestra, già divento enorme e quindi entrano a spinta con la testa. Spingono con la testa perché hanno, comunque non possono correre il rischio di creare una trazione e di diventare muscolosissime. Quindi l'uomo sa perfettamente perché è diventato grasso, ma dice è perché mangio come un porco. L'uomo dice ciò che mangia, non nasconde ciò che beve, dice che fa veramente schifo, che delle volte lui si guarda e si fa schifo da solo per come mangia, però in fondo, essendo sempre stato uno sportivo, il corpo l'ha sempre aiutato da questo punto di vista. Normalmente viene guardato con lo sguardo del pensa come eri messo se il corpo non ti aveva aiutato, perché era distratto quando doveva aiutarti. Però ammette che a pranzo si ferma dai genitori, esce dalla ditta, dallo studio, dall'ospedale, quando è in turno, poi si ferma a mangiare dai genitori così li vede e i genitori hanno questa alimentazione tipicamente omicida, come abbiamo in grandi parti d'Italia, in cui se tu ami qualcuno devi ucciderlo col cibo, bisogna che muoia, deve mangiare finché non crepa, e asserisce che deve mettere un po' a posto le cose, perché comunque anche i valori ematici cominciano a incasinarsi, comincia a far fatica ad allacciarsi le scarpe, ogni volta che si china per allacciare le scarpe scorreggia e quindi automaticamente c'è qualcosa che fa compressione all'interno. E la donna no, la donna fantasticamente no, lei non si nutre, lei non mangia. Lei arriva nello studio del professionista, ma non sa come è potuto accadere. Cioè lei non sa come, perché lei, non si, lei vive di fotosintesi clorofilliana, pulviscolo atmosferico, non mangia, è come il fico d'India, il ficus indica, che peraltro, come dico sempre, è una pianta grassa, e non capisce come può essere arrivata a 102 kg. E ti dice cosa non fa. La donna è affascinantissima su questo. Mentre l'uomo ti dice, mangio come un porco, ma te lo dice proprio. Porco è detto proprio enfatizzato, come dicono a Roma nei sobborghi, proprio dove una volta si mangiava, dove c'era il Marchese del Grillo, mangio come un porco. La donna ti dice: io non mangio intingoli, so cos'è l'intingolo. 37 anni che faccio questo lavoro, non ho capito cos'è un intingolo. Non mangio intingoli, non mangio fritti. Non mangio fuori pasto, non mangio dolci, non mangio dopo cena, non mangio la notte. Amore mio, 602 kg qualche volta avrei mangiato, cioè, perché non è che così per osmosi puoi assorbire le brioche dalle vetrine, cioè qualcosa deve essere accaduto. Quindi, e lì diventa impegnativo portare l'uomo alla consapevolezza. Non hai 19 anni, guardati. Avevi i capelli una volta a 19 anni, guarda adesso, sei spellacchiato. Non hai la vita stretta e il torace ampio, cioè non sei fatto a imbuto, ma a Pandoro, spalle, fianchi. Avete presente il Pandoro, no? Il fisico, la famosa, il famoso fisico a Pandoro. Hai la resistenza fisica di un cardiopatico intubato, per cui alla seconda rampa di scale si sente sibilare il tuo respiro, hai una serie di problematiche articolari importanti, per cui delle condropatie ti portano che le ginocchia praticamente cigolano come quelle di Pinocchio nel film con Geppetto, e di conseguenza dobbiamo fare in modo di ripristinare una certa forma fisica. Vado a correre. La risposta dell'uomo è vado a correre. Dietro chi? Chi ti rincorre? Ti ho appena detto che non c'hai le ginocchia, sei troppo pesante, non sei allenato, non hai il fiato, se vuoi morire vai a correre. Quindi partiamo con calma, soft, camminate,
pedalatina sulla cyclette, con calma ripristiniamo una forma fisica ottimale, perché la mente dell'uomo è rimasta a quando lui poteva fare quello che gli pareva. Io a 19 anni facevo anche due dritti, non dormivo e facevo cose anche divertenti, lavoravo in discoteca e studiavo, mi allenavo in palestra, lo faccio adesso. Se adesso faccio l'una a 58 anni, se faccio l'una il giorno dopo, sono un cerebro leso dopo una forte dose, dopo un errore nella dose di litio. Sono rincoglionito completamente. Quindi, consapevolezza. Vogliamo cambiare lo stile di vita? Partiamo con calma. Non partiamo facendo cose che poi dopo 2 settimane siamo con i tutori alle ginocchia, con un gomito rovesciato. Con calma. La donna deve giungere alla consapevolezza che vi sono in lei due parti e vivono una all'insaputa dell'altra. Una parte è quella che mangia, l'altra parte è quella che rompe i coglioni. Quindi la parte che mangia è la parte che mangia per motivazioni puramente emotive, ancestrali, subliminali, per motivazioni puramente emozionali. L'altra parte è quella che dice guarda che culo che hai, guarda che cosce che hai, è la parte giudicante. Ma la parte giudicante non si è accorta che l'altra parte del cervello, che è quella che si nutre, si sta nutrendo. Di conseguenza, realmente la donna quando arriva non capisce come può essere accaduto il fatto che si è trovata con un sovrappeso. Allora cosa deve fare il professionista? Fare in modo di far capire alla persona che è importante modificare lo stile di vita. Modificare lo stile di vita per un uomo è relativamente semplice, anche perché per l'uomo normalmente il cibo non è la primaria fonte di piacere. Per la donna invece sì. In gran parte dei casi la cosa sta cambiando perché sociologicamente stiamo cambiando anche noi di generazione in generazione. Però io ho iniziato a fare questo lavoro 37 anni fa. Quindi fino agli anni 2000 per l'uomo esisteva una sola fonte di piacere, la donna. Il resto se mangio o non mangio è preciso, non me ne cambia, non mi cambia. Per la donna è sempre esistita una sola fonte di piacere, il cibo. Il cibo batte l'uomo 10 a 0. Di conseguenza, per la donna il trasporto emotivo verso il cibo è molto più forte rispetto a quello che può esserlo per l'uomo. Cioè, se un uomo e una donna vanno a cena, l'uomo non si occupa della cena, la donna sì, l'uomo pensa al dopo cena, che ovviamente non ci sarà, perché non ci sarà mai. E la donna pensa veramente alla cena, pensa veramente a come sta mangiando, a come saranno i dolci che farà il locale. Quindi noi abbiamo queste notevoli differenze che portano coloro che sono ancora per scelta eterosessuali e che convivono ad avere risultati diversi e approcci psicologici diversi. Quando un uomo e una donna si mettono a seguire un programma alimentare per il dimagrimento, ci sarà uno che mangia quello che gli è stato scritto più o meno, che tanto comunque non ci fa molto caso, e cerca di capire come fare a muoversi, poi lui deve attivarsi, muoversi. L'altra invece la donna, che spesso userà i cotton fioc come massima attività agonistica e che però si dedica interamente al programma alimentare, sapendo che soffrirà e vivrà di stenti perché lei vorrebbe mangiare esattamente l'opposto. Quindi cominciano dal primo giorno a mancarle gli alimenti preferiti. In questo, anche durante l'iter, avvengono queste cose straordinarie. Lei fa un muso così perché è giratissima, cioè le girano le balle vorticosamente perché non può mangiare il suo cappuccino, i suoi biscotti che mangia abitualmente la mattina, il cappuccino alla brioche, quello che è. Lui la vede girata malissimo. Ovviamente l'uomo, nella stragrande maggioranza dei casi, cosa pensa? Perché l'uomo ha dei limiti cerebrali che sono allucinanti. Se lei è girata male, in realtà in casa non si violino, non si pianoforte e non si tromba. Perché oggettivamente, se lei è girata male, allora cerca di fare in modo di girarla meglio. Cosa vuol dire? Che magari le offre, guarda, sono passato a prendere il gelato. Lei tira fuori i denti canini come i Rottweiler prima dell'aggressione e dice: cosa fai apposta? Sono a dieta e mi porti anche a casa il gelato. Lui cercava di renderla un pochino più dolce, accondiscendente e disponibile. Perché no? Il gelato in realtà non avrà,
sortito l'effetto. Perché? Perché ella si troverà davanti al gelato e con la scusa che non può sgustare il marito, sgustare è togliere gusto al marito in dialetto romagnolo cesenate, non può offendere il marito non mangiando il gelato che lui tanto amorevolmente ha preso per lei. Quindi lo mangerà incastrata come un pinguino nella sauna, perché deve mangiare il gelato, che in realtà non vedeva l'ora di mangiare il gelato, ma deve dire che non lo voleva praticamente, quindi lo mangia. Non se lo gode, ingrassa preciso, ingrassa allo stesso modo e le girano vorticose femminili. Quindi non si violino, pianoforte, tromba neanche quella sera. E quindi, cioè, oggettivamente il percorso diventa veramente complesso e difficile. Ogni volta che l'uomo diciamo, tenterà proprio così di stimolare una risposta femminile, otterrà il ringhio tipico che è del Rottweiler di prima. Cioè, amore, sei sempre sul divano, ma andiamo a fare una camminatina, giri in bicicletta, eccetera. No, perché tu non capisci. L'uomo è sempre quello che non capisce. Non sappiamo cosa non capisca, però sicuramente l'uomo non capisce. Lo sappiamo. 3 milioni di anni che non capiamo un cazzo. E durante il percorso, ogni volta che l'uomo proverà a ricollocare lei all'interno dei binari, è tipo, amore, però se facciamo, abbiamo speso anche dei soldi. Se facciamo sta cosa, i cracker non sono scritti, non mangiare i cracker. No, perché te, io vai oggi in ufficio. Cosa c'entra l'ufficio con i cracker? Perché mi devono venire. Cosa c'entra le mestruazioni con i cracker? Cioè, non è che c'è un legame fra la mestruazione. In quel momento, ogni volta che l'uomo prova ad essere di aiuto, viene visto come un critico, come un giudice, e quindi è terribile. Il vedere come da quel punto di vista non ci sia la disponibilità e la comprensione di schemi diversi. Ogni volta che ho una coppia gay che si mette a dieta, due donne o due uomini, hanno gli stessi meccanismi. È affascinantissimo vedere come seguono un programma alimentare, perché sono chi sposati, chi non sposati, sono comunque con gli stessi meccanismi mentali. Ma quello che è drammatico è vedere un uomo e una donna. Cioè, lui parte da 150 kg, lei da 75. Ritornano e lui normalmente ha perso il 10% del peso. Il 10% del peso di 150 kg è 15 kg. Lei da 75, quindi ha perso 7,5 kg. Ma lei, che è furba come un coyote con le emorroidi, voleva perdere 15 kg perché lui ha perso 15 kg. Ma lui è partito da 150. Cioè, l'elefante perde peso diversamente dal coyote con le emorroidi, cioè è normale che sia così, cioè, però lei no, perché lui, che lui, perché lui ha perso di più? Perché pesava di più, cioè è normale, è matematica, è proprio una roba semplice. Quindi, e oggettivamente la cosa affascinante è che se la donna fosse, io ho donne che vengono da me per fare programmi dimagranti, perché non si vedono 2 kg addosso, sono 50. Però vogliono essere 48. Se perdono 15 kg muoiono. Quindi dovrei avere direttamente un contatto diretto con una pompa funebri perché vengono a prendere direttamente per tumorare la salma di quelli che. Cioè, non è possibile calare 15 kg se io parto che ne peso 50. A meno che non mi amputano un arto. Quindi se mi amputano le gambe, io arrivo sulla sedia a rotelle, però posso anche aver perso 15-20 kg. E in tutto questo, la cosa affascinante è che mentre l'uomo affronta un programma di cambiamento attendendo di buon grado quello che accade e spesso non gli viene nemmeno in mente di pesarsi, di vedere. Se dovesse affrontare un programma alimentare e la moglie non è la sua compagna di viaggio, ma è la sua compagna e basta, quindi la moglie è già magra, quindi non deve fare nulla, in quel momento lei comincia a scassare la minchia con lo scalpellino. Dai, pesati, vediamo quanto hai perso. No, mi ha detto di non pesarmi. Quindi, no, 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 te lo dico io. Pesati, scusate, mi stavo strangolando. Vai sulla bilancia, non ci guardare, sali girato, ci guardo io. Due uomini che sono saliti sulla bilancia testa in giù, girato, aveva capito male, perché l'uomo è un po' limitato da questo punto di vista. Quindi
Questo per dire cosa? Che durante il percorso di un programma, avere vicino una donna è un ostacolo per noi stessi, uomini o pseudo tali, e anche per la donna stessa, perché lei si ostacola da sola. Cioè, la donna è l'unico animale che comincia un programma il lunedì, ma vuole essere stimolata pesandosi il martedì mattina. Abbiamo mangiato i panini con la mortadella e la Nutella, perché mortadella e Nutella fa rima, per anni e adesso vorremmo i risultati nelle prime 24 ore. L'uomo, io ho persone che arrivano a fare un modulo dopo 2 mesi, 3 mesi, dico: guarda, bravo, hai perso 16 kg. E lui mi fa: io? Sì, siamo in due. Io sono rimasto uguale l'altra volta, sono brutto come l'altra volta, quindi l'hai persi te. Ecco perché mi cadono i pantaloni. E l'uomo torna con i pantaloni arricciati, con la cintura che gli ha fatto, che sembra un barbone. Cioè, proprio che non è che l'uomo dice: mi prendo una. La donna torna, ha perso peso, ma lei pensava sempre di più. Perde 5, pensavo 7, perde 7, pensavo 10, perde 10, pensavo 12, perdo 15, pensavo 20, non è mai contenta. Quindi sappiate, non vedrete mai donne contente. Le donne si svegliano la mattina già con l'idea di cagarsi il cazzo da sole, e se hanno un uomo vicino lo fanno anche a lui, gli cagano anche a lui, direttamente. Perché lui è lì, esiste e vive praticamente per fare in modo di farsi ostacolare l'esistenza da questa creatura. Voi dovreste vedere in alcuni appuntamenti affascinantissimi in cui lei accompagna lui. Spesso lei chiama prima e dice: devo prendere l'appuntamento con mio marito, assolutamente, il mio marito non, di notte russa, va in apnea, è obeso, mangia malissimo, soffre di sindrome metabolica e se muore io ho ancora 74 rate del mutuo da pagare. Da lì si denota l'affetto proprio per il marito, no? Quando la moglie arriva e lo accompagna, la moglie è 43 kg, nerborutta, sembra la signora Rottermeier di Heidi, adesso questa la capiscono solo quelli che hanno la mia età, gli altri non la capiscono, ed è inflessibile. Nuovamente con gli occhiali, ma la cosa affascinante che mi è successa una quantità industriale di volte ed è bellissima, è che lui si guarda attorno come il cane quando deve essere castrato. Si guarda attorno come dire: che mi devono fare? Che ci siamo venuti a fare qua? Questo che vuole? E riferito a me, ovviamente. E lui si trova in una condizione di terrore atavico e comincia a guardare le vie di fuga, come fanno le vere spie, no? Allora io posso buttarmi dalla finestra, rotolo di sotto, come fa Brad Pitt quando fa Mission Impossible, praticamente. E nel momento in cui io chiedo alla persona di spogliarsi per poter procedere alla pesatura, all'applico antropometria, quindi alla misurazione del grasso corporeo, la cosa bellissima è che ogni volta, puntualmente, lei parte. Lo vede? Lo vede, dottore, come è messo? Lo vede come è messo? Dove va messo così? Lui muore, muore. Lui ha difficoltà a spostarsi perché ha le mani sui maroni e quindi è faticosissimo scaramanticamente spogliarsi con le mani sulle palle. E a un certo punto, e questo succede, vi assicuro, 6-7 volte su 10, lui si spoglia e lei lo guarda e dice: ma che mutande ti sei messo? È fantastico, puntualmente lui non si è messo mai le mutande giuste. Si è messo sempre, addirittura io ho visto uomini tranquillamente, l'uomo indossa la biancheria al buio la mattina, sono sempre a rovescio, non nel senso che davanti e dietro, ma nel senso che sono indossate a rovescio praticamente. E quindi ci sono condizioni in cui la donna puntualmente, voi sapete, la donna è quella che in realtà ha messo il chip all'uomo, come il cane, e lo manda in giro, no? E dicono: dopo dicono che ti mando in giro, ho messo da ridere. Che se hai un incidente e torna tua mamma, tua moglie diventa tua madre, e in quel momento ti dice che se hai un incidente. Perché infatti voi sapete che tutti i paramedici che girano comunque con le ambulanze abbiamo cosa che fare, vedere come si è messo con le mutande. Cioè non è che ti salvano, ti intubano, ti mettono la maschera dell'ossigeno, tracheotomia. No, no, no. Cioè, guarda questo che mutande c'ha. Cioè, che è una roba bruttissima. La condizione della donna è questa, una roba. E la seconda cosa che sento dire frequentissimamente, ma che è veramente affascinante, invece è: ma non vedi che lo scusi, dottore, ha un buco nel calzino.
Cioè, dovrebbe scusarsi se mi fa un buco nella portiera della macchina. Se ha un buco nel calzino, sopravviveremo. Però è bellissimo vedere queste coppie in cui c'è questa condizione materna-filiale, in cui il marito da marito diventa figlio e la moglie da moglie diventa madre, e poi in realtà ci chiediamo per quale motivo la vita sessuale delle relazioni lunghe vada un po' a ramengo, vada in vacca. E ovviamente diventa difficilissimo pensare di avere rapporti sessuali con la propria madre, una che ti ha appena detto che mutande ti sei messo, cioè obiettivamente è una tristezza infinita. Questo per dirvi che ci sono, e poi approfondirò nuovamente in prossimo futuro, ci sono moltissime differenze per come l'uomo si approccia ad un cambiamento di stile di vita, di come la donna si approccia ad un cambiamento di stile di vita, e si ha sempre l'impressione che più che lo stile di vita, la donna vorrebbe cambiare il suo uomo. Grazie a tutti e alla prossima settimana. Ciao! Bacio a tutti.